Oggi vedremo come restaurare un tavolo da cucina all'inizio del 1900 in legno d'abete. Si presenta con ampie fessurazioni sul piano che noi andremo a ridurre non filettandolo ma sollevando il piano e riavvicinandolo. Ora, con uno scalpello, un martello e una tenaglia andiamo a svincolare il piano dalla base, avendo cura di non rovinare le mazzette. Ora che abbiamo liberato il piano del tavolo, possiamo vedere gli incastri delle mazzette delle gambe, questi tenoni. Qui un precedente restauro mal eseguito, non ha rispettato i rasamenti originali, in più la mazzetta qua è spezzata e fessurata, quindi dovremo anche ripristinare questi incastri per rendere il tavolo più solido prima dell'incollaggio del piano. Allora, adesso abbiamo aperto i tenoni, li abbiamo liberati dalla mazzetta, li abbiamo puliti e adesso andiamo a reincollarli rimettendoli in posizione con l'aiuto di morsetti e gattelli. Allora, puliti, abbiamo messo del Vinaville sui tenoni e un po' nelle cave e adesso andiamo a ricongiungerle. Bene, adesso abbiamo incollato la palla, adesso andiamo a fermarla. Naturalmente bisogna rispettare il rasamento, trovare la quota. Le quote noi per comodità le abbiamo fatte prima, quindi col trapano andiamo a forare dove c'erano le quote. Allora, consolidata tutta la struttura, possiamo passare alla fase di decapaggio. Si prende uno sverniciatore, si può trovare in commercio tranquillamente, un pennello vecchio e della paglietta di ferro. Si applica lo sverniciatore in uno strato abbondante e lo si lascia agire per 20 minuti, di norma basta. Dopodiché, ora finito il decappaggio delle zampe del tavolo, passiamo alla spianatura del piano. Tutte le mancanze, le crepe sono state stuccate, lo stucco è asciutto. E con carta grana 100 ed un boccone di legno passiamo alla levigatura.